Nella loggia dell'Orcagna, alle mie spalle, fra le statue rinascimentali e le statue antiche romane, si può notare una statua che è moderna invece. Questa statua è stata realizzata fra il 1855 e il 1865. Questo gruppo marmoreo è stato realizzato nell'arco di 10 anni, dopo una lunga serie di studi e di disegni fatti dall'artista, che noi abbiamo già conosciuto fra l'altro, perché in Santa Croce lo abbiamo trovato come autore e realizzatore di una statua che forse ha ispirato la Statua della Libertà. Quest'autore è Pio Fedi. Probabilmente si tratta del gruppo marmoreo e della statua, del monumento più importante della statuaria dell'Ottocento, ottocentesca. Si tratta del Ratto di Polissena, conosciuto anche come Pirro che rapisce Polissena. Vedremo poi la storia di questa statua, ma più che altro la storia e il mito che ha portato alla realizzazione di questa statua. Questo gruppo moderno realizzato con queste 4 figure che compongono appunto l'insieme scultoreo fu realizzato appunto da Pio Fedi quando lui ancora non era famoso, anzi diciamo che era un artista piuttosto povero, oltre che essere sconosciuto, e fu dopo la realizzazione di questa statua che lui invece divenne famoso e uscì da una povertà e da un'oscurità che fino a quel momento lo avevano contraddistinto nella sua carriera artistica. Il gruppo è molto complesso, ci sono molte figure, però il tutto è permeato da una grandissima dinamicità. È una sorta di realtà in qualche modo, non realismo, ma realtà, che riesce a dipingere questo momento così drammatico. Oltretutto c'è un panneggio meraviglioso che poi vedremo sarà anche oggetto di qualche presa di giro da parte dei fiorentini, ma tornando all'aspetto artistico della statua, questo panneggio è un vero e proprio capolavoro. Si tratta di un'azione in qualche modo quasi teatrale, quella che è rappresentata nel gruppo delle persone. Il tutto è permeato da una grandissima dinamicità e la nudità dei personaggi viene contrapposta, quando presente, a un panneggio straordinario. Vediamo ora chi sono gli attori però di questo gruppo marmoreo. Bene, c'è Polissena, principessa troiana di mirabile bellezza, figlia di Priamo, una delle figlie di Priamo, e poi Ecuba, la madre di Polissena, e Polidoro, il fratello. Il fratello è steso, e la figura maschile è stesa in terra ai piedi di Pirro, Pirro eroe greco, che ha la spada alzata, l'elmo, in un atto dinamico e estremamente violento, perché sta per colpire Ecuba, che cerca pietà per la figlia, per il rapimento della figlia. Polidoro invece è ai piedi, ripeto, di Pirro, ormai già morto, perché Pirro lo ha già ucciso, e Polissena viene rapita appunto da Pirro, che la tiene in braccio, la sta portando via verso la costa di Troia. Ormai Troia è stata conquistata, i greci si apprestano, è distrutta, i greci si apprestano a rientrare in patria, in Grecia, e per ringraziarsi gli dei del mare Pirro stabilisce di sacrificare Polissena, e il tentativo della madre è quello di salvarla da questa miserabile fine. È una scena comunque permeata da una enorme violenza, anche se il movimento dei corpi è splendido, tuttavia si respira questa violenza, questa vera violenza dell'atto che in quel momento si sta compiendo. Ora, si dà il caso che sia una delle statue che è stata più spesso danneggiata dai vandali. Sembrerà
Strano, ma è una statua che ha subito varie aggressioni. Spesso e volentieri sono state spaccate le dita della mano di Ecuba, che si protende più di una volta, anche di recente, anche negli anni più recenti. E tutte le volte questa statua è stata fortunatamente restaurata nel migliore dei modi. Oggi come oggi, probabilmente anche a causa di questi continui atti vandalici, c'è una sorveglianza costante e continua e l'ingresso alla loggia dell'Orcagna è regolamentato. Certo, come d'abitudine, ormai siamo abituati a questo, i fiorentini non perdono, quando viene presentata la statua, non perdono il loro senso ironico e anche in qualche modo, fra virgolette, diffamatorio, perché hanno sempre da ridire un po' su tutto, siamo sinceri, abbiamo sempre un po' da ridire su tutto. E non per nulla chiamarono appunto questa statua Trippine per gatto oppure Trippine da gatto. Questo perché? Perché i panneggi presenti sulle figure femminili sono talmente intensi, talmente fitti, di una trama così fitta, che ricordano quello che a Firenze si chiama il centopelle. Il centopelle in realtà è una parte dell'intestino dei bovini che normalmente veniva dato ai gatti, appunto, come cibo per i gatti. Ecco perciò che i fiorentini chiamarono questa statua appunto Trippina per gatti, con la solita loro ironia.